Cari amici di BetPro, sono insieme a due giocatori, Michele e Anna Maria, che sono stati eliminati da questa tappa di San Marino, l'SPT. Ragazzi, sono molto dispiaciuta per voi, raccontatemi cosa è successo, che mani sfortunate sono arrivate. Purtroppo ho iniziato questo final day con pochissime chip, avevo appena 6 big blind perché ieri nelle ultime mani ho perso un po' quasi tutte le fish, e appena ho visto un K8 ero UTG, ho mandato pushato e purtroppo ho preso asso 10 e niente, non ho preso niente. Sono fuori. Quando hai cominciato a giocare? Sono 3 anni che sto giocando un po' a poker, lo faccio per divertimento, non per professione. Come hobby. E oggi è andata così, però comunque speriamo nella prossima volta. Infatti ci sarai sicuramente qui con noi. Tu che stai guardando, lo so che il gioco è più interessante come il nostro intervista, però cosa è successo? Anche perché sei rimasta l'unica donna oggi. Che è successo? È successo che ho iniziato il final day molto short con 10 big blind. E appena mi siedo spillo asso 10, decido di foldare perché da UTG non mi sento molto tranquilla, foldo asso 6, foldo asso 5, devo aspettare, devo mantenere la calma, alla fine spillo 9-9 di cutoff e il bottone si era alzato, quindi era andato un attimo in pausa, mi è rimasto il piccolo e il grande, becco 10-10 e esco. La fortuna oggi non era qui con te. Ah, mi dispiace. Non ti ha accompagnato. Oggi non ti ha accompagnato, però lo so che hai già vinto, hai risultati molto importanti. Ho fatto un quinto posto allo Shark Bay, ho un'altra bandierina Deep Stake. Mi diverto a giocare, mi diverto ancora di più quando vinco. E mi hai detto prima che ti diverti di più giocare con uomini, come mai? Mi piace giocare di più con gli uomini perché lo stile di gioco è diverso. Non mi ritrovo a giocare con le donne perché sono molto tight, imprevedibili, è un gioco diverso. Ma a te cambia qualcosa? Se il tuo avversario è una donna o un uomo cambia un po', vero? Beh, forse un pochino sì, però giustamente come ha detto Anna sono un po' più imprevedibili le donne. Anche se devo più dire, pericolose. Purtroppo sono ancora poche, quindi è anche difficile trovarle al tavolo. Va bene ragazzi, noi ci vediamo qui per la prossima tappa dell'SPT. Ah, tra l'altro vi è piaciuta questa nuova forma? Bellissimo, organizzazione impeccabile, mi sono trovata benissimo e anche ha fatto qui per la location di San Marino, ha fatto parecchi player. Infatti, non me l'aspettavo. Un'organizzazione molto, molto bella, mi ha andato veramente tutto bene, anche a te ti è piaciuto? Sì, sì, è stata una bellissima tappa, organizzata benissimo, complimenti a tutti. Va bene, grazie mille ragazzi, salutiamo tutti gli amici di BetPro TV che ci stanno seguendo.